Emiliano dice: sto passeggiando e incrocio una ragazza che mi affascina, ma che ovviamente non so se rincontrerò. È una situazione in cui l'approccio è fattibile? Ma assolutamente sì. Quindi è una domanda a cui ho risposto anche prima, perché me l'avete fatta anche prima in chat, no? Del tipo poco fa, dicendo sì, la incrocio per strada, cosa dico, eccetera. Uno può anche dire semplicemente: guarda, ti ho vista, mi hai stupito, effettivamente mi piacerebbe conoscerti, non voglio essere invadente, ah, proprio magari esordire con scusami, non voglio essere invadente, però se non sei impegnata, a me farebbe piacere un giorno bere una cosa con te, cosa ne pensi? Perché una cosa così, con tutti i crismi, senza essere troppo, ripeto, pressanti, invadenti e andando sereni, perché poi la chiave è quella di andare proprio super sereni e tranquilli, quello è già un enorme vantaggio. Poi magari quella è fidanzata, innamorata di un altro, eccetera, magari dice di no, oppure magari non le piacete. Ovviamente cercate di fare questo approccio, no? Magari quando siete in tuta da lavoro, se fate i metalmeccanici, magari cercate, boh, magari quello può anche piacere, ma in linea di massima cercate di farlo quando magari è il momento giusto e siete magari vestiti carini, insomma, un minimo, ecco, così da aumentare le probabilità di chance. E poi il motivo principale per il quale la maggior parte degli approcci non va è che voi non vi sapete scegliere il tipo di donna che può essere attratta da voi. Cioè, io vedo dei ragazzi che si scelgono delle tipe che non c'entrano niente con loro. Poi ho un amico super intellettuale, un ragazzo carino, che si sceglie sempre le ragazze super fighe, bellissime, mega atomiche, e però di solito quelle tipo super tirate, mega superficiali, tipo lui si è letto di tutto, librerie intere, e loro non hanno mai. Cioè, l'unico libro che hanno preso in mano è il diario delle medie, per dire, no? E poi ovviamente dice, ma io sono sfigato, no, non funziona mai con queste donne. Ma non è vero che non funziona, è che ti scegli quelle che non vanno bene. Adesso ho fatto un esempio per dire, no? Oppure il tizio super ricco che magari cerca di abbordare la panca bestia o viceversa. Cioè, possono succedere questi match, eh? Non sto dicendo che non succedano, però è più difficile, non so, sono storie, tipologie che fanno più fatica a trovarsi. Oppure ragazzi timidini, tranquilli, che vanno da quella magari che è più un uomo che una donna, o magari troppo aggressiva, eccetera, e dopo vengono massacrati. Insomma, di storie di questo tipo ce ne sono veramente tante. Bisogna cercare anche di scegliere nel modo giusto la persona che si vuole conquistare in qualche modo. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni. Inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo Facebook, Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale, è un gruppo segreto, puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy. È un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale. Quindi trovi il link qui in descrizione, insieme al link, ai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it, e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo. Ciao, grazie.